quarto video dove ti rispondo alle domande nei commenti di YouTube. Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche di geometra. Continuo con la serie dei video extra settimanali rispetto a quello che esce solitamente il lunedì mattino, dove rispondo alle domande nei commenti. Siamo arrivati al quarto episodio, quarto video, e come sempre cercherò di rispondere a più domande possibili. È un buon modo per argomentare meglio le risposte e renderle disponibili anche a chi magari non legge i commenti. Oggi risponderò a 7 domande, ma prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale YouTube se non l'hai già fatto e ad attivare la campanella, così riceverai la notifica quando pubblicherò un nuovo video. Iscriviti al podcast se preferisci ascoltare l'audio dei video. Mi trovi su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e anche altre piattaforme. Iscriviti alla newsletter del sito e riceverai via posta elettronica l'avviso quando uscirà un nuovo articolo, e nell'email troverai i link per scaricare i modelli che ho messo a disposizione. Trovi l'elenco aggiornato nella home del sito. Infine iscriviti al canale Telegram e seguimi su Instagram e LinkedIn. Trovi tutto nelle descrizioni dell'episodio e nelle info del canale. Andiamo quindi a leggere una per una le domande e a rispondere. La mia domanda è: in caso di intervento sull'intero involucro di un edificio condominiale, ovvero applicazione del cappotto e il rifacimento integrale della copertura, quale suggerimento daresti per sfruttare al meglio gli attuali bonus? Direi che questo è il caso perfetto per applicare sia il bonus facciate che l'ecobonus. Il primo per gli interventi sui prospetti dell'edificio con il montaggio del cappotto. Mi raccomando, il 90% è applicabile solo sulle facciate visibili dalle vie pubbliche. Con il montaggio del cappotto probabilmente, anzi sicuramente, eccederai quel 10% che ti obbligherà a rispettare gli indici di trasmittanza richiesti dall'ecobonus. Riguardo quest'ultimo, potrebbe essere sfruttato per l'intervento sulla copertura. Ipotizzando che il rifacimento che mi hai chiesto riguardi il solaio, il pacchetto di isolamento del solaio, e quindi andrai ad intervenire energeticamente, migliorando energeticamente l'edificio, allora potrebbe essere detratto con l'ecobonus, visto che la copertura è parte dell'involucro esterno. Se invece l'intervento sul tetto dovesse trattarsi solo di un rifacimento, di una sostituzione delle tegole o dei coppi, allora potrai detrarlo solo con la classica ristrutturazione del 50%. Quindi non è possibile la detrazione in caso di manutenzione straordinaria? La domanda si riferisce al bonus infissi, spesa per la sostituzione delle finestre, che può essere detratta con l'ecobonus, perché la detrazione punta a incentivare la sostituzione con un miglioramento dal punto di vista della prestazione energetica dell'edificio. Quindi se la sostituzione rispetta determinati indici di trasmittanza e riguarda un'abitazione già dotata di un impianto di riscaldamento, la spesa può essere detratta. Se invece le nuove finestre non dovessero soddisfare i requisiti dell'ecobonus, puoi detrarli sempre con il bonus casa, a patto che sull'immobile sia attivo un intervento chiamato genericamente di ristrutturazione. Gli interventi detraibili sulle singole unità, ti ricordo, sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Quando si parla molto genericamente di interventi di ristrutturazione, solitamente si intendono questi tre che ti ho appena detto, compresi quelli di manutenzione ordinaria, che però sono detraibili solo sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sostituire però gli infissi con altri di diversa sagoma, materiale o colore equivale già ad un intervento di manutenzione straordinaria. Quindi, rispondendo alla domanda, sì, è possibile detrarre gli infissi quando è attiva una manutenzione straordinaria, e anche singolarmente quando la sostituzione è di una tipologia diversa rispetto ai precedenti. A seguito di un frazionamento fatto 40 anni fa di un immobile, credo che siano stati invertiti i sub delle unità ottenute. Qual è il documento altro che posso prendere come riferimento al fine di poter stabilire qual è il sub corretto attribuito alla mia unità? Questa è una di quelle situazioni
che capita più spesso di quanto non si vorrebbe, cioè ritrovarsi nella visura un sub errato, o meglio, o peggio, come nel caso della domanda, invertito con un altro nello stesso edificio. Spesso capita nelle divisioni familiari, nelle donazioni, ma anche nelle compravendite in condomini dove sullo stesso piano, per esempio, i due immobili sono speculari, quindi facilmente confondibili dal punto di vista grafico. Capita così, in fase d'atto, di erroneamente indicare un numero piuttosto che l'altro e quindi vendere ad una proprietà un'unità che non è quella che effettivamente voleva acquisire. Questo che ti sto descrivendo è il caso più complesso da risolvere, perché bisogna rimettere mano agli atti di compravendita recandosi da un notaio per rettificare la situazione. Potrebbe però essere solamente un errore catastale, quindi negli archivi catastali, che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere corretto semplicemente con una segnalazione, anche attraverso il contact center del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il difficile sta nel ricostruire la storia dell'errore, sia quello nell'atto di compravendita, sia quello dal punto di vista degli archivi catastali, perché è sempre una ricerca storica tra vecchi documenti che necessita di una competenza tecnica. Devi avere l'occhio allenato a scovare il problema, o tanta pazienza e applicazione. Il mio consiglio in questi casi è di affidarti ad un tecnico per capire da cosa è derivato l'errore e qual è il modo migliore di correggerlo. Cessione del credito per l'ecobonus. La fruizione al cessionario credo sia di 10 anni e non di 5. In caso di cessione del credito con l'ecobonus, chi riceve la somma può compensarla in 10 anni, 10 quote annuali di pari importo. Avrei una domanda in merito alla fusione di due immobili. Gli immobili in questione sono al piano terra, in un condominio di 10 unità immobiliari urbane. Per la fusione devo caricare in DOCFA, nell'elenco subalterni, tutte le unità immobiliari presenti nello stabile, compresi i box al piano seminterrato e beni comuni non censibili, con tutte le rispettive planimetrie? Questa è una domanda di tipo tecnico tra tecnici. È un quesito catastale per la compilazione del software DOCFA per la fusione di due unità immobiliari. Variando di fatto il numero e la numerazione dei subalterni presenti sull'edificio, è necessario e corretto ripresentare l'intero elaborato planimetrico aggiornato e il collegato elenco subalterni. Entrambi, per completezza, come ti ho appena detto, è opportuno che riportino tutti i sub del fabbricato, con l'indicazione grafica e l'elenco di anche quelli che non tratti. Così chi accederà agli atti poi, chi richiederà una copia dell'elaborato planimetrico dell'elenco subalterni, ne troverà uno aggiornato al 2020, completo di tutto, senza dover rifare la storia dei vecchi per ricostruire un po' quali sub sono ad un certo livello piuttosto che altri al piano seminterrato, piuttosto quali sono i beni comuni. Capisco che nel caso di molte unità sia un lavoro sproporzionato a quello dell'effettivo incarico che ti è stato dato. Puoi comunque come aiuto scaricare il precedente elaborato e usarlo come base per ridisegnare quello nuovo. Certo, nel caso in cui l'elaborato sia completamente mancante e di molte unità immobiliari, la situazione diventa difficile. Ci ho fatto un video a tal proposito e te lo lascio in descrizione. Questa è una domanda in due commenti abbastanza lunga. Se per esempio divido i lavori di ristrutturazione di un singolo stabile in due pratiche, una per gli interni eseguiti in un anno solare 2020 ed un esterno ristrutturazione posto auto esistente e creazione nuovi posti auto pertinenziali in area privata nel 2011, immagino tu intendessi 2021. I limiti di spesa saranno 96.000 per il 2020 e 96.000 per il 2021, in caso di proroga ovviamente. E se sì, nel caso di costruzione nuovi posti auto, sono detraibili anche eventuali tettoie, pergolati o breggianti? E poi aggiunge: quindi se nell'intervento del 2021 apro una pratica in cui inserisco una parte di ristrutturazione dell'esistente, tettoia, posto auto cancellata, cancello scorrevole, pavimentazione in pietra, ed un ampliamento con nuova costruzione di un nuovo posto auto esterno e coperto,
da tettoia, pergola. Posso, barra, devo usufruire di due distinti bonus? Ringrazio in anticipo della cortese precisazione. La possibilità di eccedere il tetto massimo di spesa di qualunque tipo di detrazione o bonus non è mai consentita. Per poter usufruire più volte di una detrazione è necessario che si facciano più interventi distinti che consentono poi di avere più tetti massimi di spesa. Non è una soluzione ufficiale, è più un'indicazione di come la norma intende la detrazione. Il tetto massimo è sempre riferito al singolo intervento e alla singola unità immobiliare nella maggior parte dei casi e all'anno solare. Quindi, nell'esempio che faccio molto spesso, se fai un intervento nel 2020 e spendi tutti i 96.000 euro massimi consentiti, lo chiudi, ne riapri un altro nel 2021 per un'altra ristrutturazione sullo stesso immobile che sia distinta dalla precedente, oppure anche della stessa tipologia, ma che comunque sia un intervento a parte nuovo, puoi accedere ad un'altra detrazione del 50% sui 96.000 euro, su ulteriori 96.000 euro. Riguardo invece alla parte della tua domanda dove chiedi se è possibile fare in un unico intervento la ristrutturazione dell'esistente e contemporaneamente la nuova costruzione del box auto, del posto auto, costruzione del box auto che ha una detrazione tutta sua dedicata, sono incerto. Il primo dubbio è di tipo urbanistico, cioè verifica con il tuo tecnico e con il comune se puoi realizzare in un'unica pratica, in un unico permesso o scia, sia l'intervento di ristrutturazione che di nuova costruzione, di realizzazione del box. Anche se molto probabilmente ti sarà consentito, il mio consiglio è comunque di fare due pratiche distinte, una per l'intervento sull'esistente, una per la costruzione del box auto, così da avere uno storico più chiaro degli interventi e delle spese. Detto questo, i bonus sono distinti e sono fruibili entrambi. Per quanto riguarda invece il tipo di copertura del box o del posto auto, la norma non specifica quale tipologia può essere o non può essere detratta. Quindi, al di là di quella che realizzerai, devi fare attenzione soprattutto se urbanisticamente ti è consentita la costruzione di quella tipologia di copertura. Sostituendo serramenti con diversa tipologia, quindi di manutenzione straordinaria, con sola dichiarazione sostitutiva, è possibile usufruire del bonus mobili? Torniamo al bonus infissi e più precisamente se questo consente l'accesso anche al bonus mobili. Sulle singole unità immobiliari, la sola sostituzione delle finestre simili alle precedenti non darebbe accesso alla detrazione, mentre, come ho detto poco fa, se la sostituzione è di diversa sagoma, materiale e colore, allora si configura come manutenzione straordinaria. Essendo manutenzione straordinaria, dà di conseguenza la possibilità di accedere anche al bonus mobili. Grazie!